mentre sentivo quelle poche poesie, io non ho ancora acquistato il libro, quindi ho riconosciuto te, la tua biografia. Grazie. Noi ci conosciamo, non ci frequentiamo molto, ma ci conosciamo da qualche anno. Ma si è determinata una sorta di comprensione parallela, una poetessa vera, quella che esprime e che è capace di mettere in moto, insomma, coniuga il verbo aistanomai in greco. Sento da di dentro, quando lei parla, quando lei scrive, e devo unire a questo mio intervento il concetto di Donatella, mia moglie, che gode delle tue poesie. Poi ogni tanto mi richiama l'attenzione, ma ha letto questo? Elisabetta è una poetessa capace di tenerti sveglio nella serenità, nella tranquillità, nella trasparenza dei sentimenti. Queste immagini così semplici, così fluide, sono state messe bene in rilievo. Questo fumo che però, questo volo verso l'alto delle farfalle e la voglia solo di inseguirle. Elisabetta, tu verrai intanto a presentare questo libro anche al Centro Romanesco Triunfo. Come abbiamo detto, grazie. E la gioia che mi dai nel dire che c'è una convivenza di sentimento, una compassione, la tua vita è quella che io conosco in parte e che tu solo in parte conosci la mia, e c'è un parallelismo totale, è nel nome e nella gioia, nel volo poetico delle farfalle che ci hai messo. Grazie. Sulle poesie di Elisabetta, perché in effetti toccano veramente il cuore. Posso dire che l'ho conosciuta anni fa ed è stata un'amica, anche se non ci siamo frequentate. Ci vediamo di tanto in tanto nei convegni dei poeti dialettali italiani. Posso dire che i suoi libri sono stati di esempio anche per i miei versi, perché anch'io scrivo versi, e sono stati di esempio. E se li leggo mi addormento veramente dolcemente. Grazie, Anna. Grazie. Conosco Elisabetta da moltissimi anni, perché a noi c'è stata sempre, chiamiamola un'amicizia sincera. Io di lei posso dire che quando una persona sa parlare, poi difficilmente sa scrivere. Invece lei sa fare differentemente tutte e due le cose. È una maestra nel vero senso della parola. Non solo sa scrivere, ma sa anche, è una critica d'arte che è già una professione a parte, diciamo. Saper criticare un testo così subito, appena ascoltato, vuol dire che è una persona capace di farlo, perché non si può inventare delle critiche senza delle basi solide. Elisabetta è una persona che sa scrivere ma sa anche parlare, e oltretutto è una bella signora e è anche brava. Io non so parlare come lei, perciò la ringrazio. E sono stato contento di aver collaborato alla vendita dei libri, che ancora ce n'è rimasto qualcuno. Grazie.